Allora, il momento della ciccia del secondo piatto, sì. Che è? Un fagiano. Zona di selvaggina questa? Zona di selvaggina, zona di riserve di caccia e tradizione di cacciatori. Ah, vedi? Non direttamente nella mia famiglia, ma la caccia fa proprio parte della nostra tradizione. Quindi sei cresciuta comunque con questo Sono tipo cresciuta, di carne? Sì. Vedo un classico mix di sedano, carota, cipolla. Sì. Questo qui da chi arriva? Da tuo marito? Sì. Un pizzico di Sicilia ce lo dobbiamo Mamma sempre mia, mettere. Mamma mia, questo è il concentrato, concentratissimo di pomodoro. Come dicono loro, estratto. E poi il signor fungo porcino, che io amo follemente. Ma dimmi, questa è una marinatura, che cos'è? Allora, siccome il fagiano è un po' selvatico, lo passiamo nel latte. Di solito lo mettiamo una notte nel latte. Cosa facciamo? Tu fai il soffritto e io colo il fagiano. Così. Quindi tu lo lasci una notte nel latte? Sì. Ok, senza aromi, senza... No, lo lascio senza niente, è proprio solo una pulizia da quelli che sono i sapori forti. Ma sì, perché alla fine la selvaggina non piace a tutti. No, è particolare la selvaggina. È una carne tra l'altro magra. È molto magra. È una carne che fa bene, però non si conosce tanto e soprattutto sì, proprio il gusto della un po' selvatico, come dicevi prima. Un po' selvatico, sì, per quello che allora c'è questo passaggio. Del latte. Del latte. Chiara, la nostra che bella pentola, metti pure... Il nostro soffritto, vai. Allora, qui abbiamo due teorie. Vai. Molti fanno il soffritto senza olio. La pelle del fagiano veniva usata come grasso. Ah, ok. Ok. A posto. Che belle queste pentole. Io amo le pentole di terracotta perché sono un po' la nostra storia, sì, no? La terracotta. Sì, sì. E poi dobbiamo anche fare i funghi. Sai che i funghi... Ho un amico speciale che me li trova. Lui va e quando è il momento dei funghi sparisce due giorni, ha 82 anni, no. Sì, va in campagna e poi mi chiama e mi dice: Donnino, ho trovato i funghi. Com'è che ti chiama? Donnino. Donnino. Donnino, è lo zio Angelo. E anche bello, il fagiano, sai, è una bella storia, Chiara. Sì. Perché gli uomini durante la vendemmia smettevano qualche giorno di... lavorare, sì. E andavano a caccia, perché era qualcosa di... il giorno di Diana lo chiamavano. E le donne rimanevano a casa ad accudire i figli, ad accudire la famiglia, a continuare la vendemmia. E gli uomini portavano in omaggio il fagiano, che diventava così un dono per le loro spose. Sì. Certo. Il nostro soffritto è fatto. Mettiamo un aglio in camicia che dà un po' di sapore. Lo giriamo un attimo dentro e cominciamo a mettere il fagiano. Perfetto, così lo rosoliamo bene. Lo facciamo sigillare. Metto un attimino un po' di alloro. L'alloro è proprio tanto presente nella nostra cucina perché era tanto, tanto nei nostri giardini. Ginepro e pepe. Siamo pronti, Chiara, a sfumarlo con il nostro vino dell'Oltrepò. Dopo lo fai cuocere col coperchio? Sì, dopo lo facciamo cuocere curandolo e amandolo lentamente, girandolo piano piano. Facciamo sfumare il vino e poi finalmente il nostro pomodoro. Vai. Vado. Ne usiamo poco. Vedrai poi il risultato finale che non è assolutamente rosso. Un umido rosso. Anche perché poi c'è il fungo. Eh sì, quando lo metti verso la fine. Lo mettiamo alla fine perché il fungo non deve essere cotto, sennò si sfa. Sì, quindi il porcino lo faremo, poi ti cuoce in un attimo. Sì, lo faremo passare piano piano in una padella e poi lo metteremo alla fine. Ok, perfetto. Okay. Allora il vino l'abbiamo fatto un po' sfumare, sì. E siamo pronti a mettere il coperchio. E per quanto cuoce? Un paio d'ore a fuoco lento. Perfetto. Allora, questi funghi ti posso dire sono già super puliti. Vedi che lo zio Angelo è bravo. Caspita. Ecco, adesso li tagliamo a tocchetti. Questi sono buoni anche da mangiare crudi, secondo me. Mamma mia, sai, io divento matta per il porcino fritto. Li avete assaggiati i porcini fritti, vero? No? Vabbè, vi perdono. Segnatevi questo. Il porcino va fritto nell'olio d'arachide, che ha il punto di fumo più alto e un gusto più leggero, perfetto per rispettare il sapore leggendario del re dei funghi. Si può friggere immergendolo prima in una pastella di latte, farina e uova. Ma io preferisco la semplicità. Una leggera panatura di farina di mais da polenta e via nell'olio. Ho l'acquolina in bocca solo a parlarvene. Allora, portiamo i nostri funghi. Ma che belli sono! Belli sono. Adesso li facciamo un attimo sfrigolare così, senza rovinarli.
Lasciamo quindi finire di cuocere il fagiano, sì. Poi aggiungiamo i funghi ed è pronto. Ed è pronto. Fantastico. Perfetto. Ricapitolando, per fare il fagiano in umido con porcini di Gloria, bisogna cominciare il giorno prima, immergendo la carne già porzionata nel latte per una notte intera. La ricetta vera e propria comincia invece con un soffritto di carote, sedano e cipolle, fatto andare a fuoco basso in olio extravergine di oliva. Aggiungere un aglio in camicia e sigillare la carne a fuoco medio-alto. Unire all'oro ginepro e pepe, sfumare con del vino, aggiungere il concentrato di pomodoro e lasciar quindi cuocere a fuoco lento per un paio d'ore. Si ha tutto il tempo per dedicarsi ai porcini, scaldare dell'olio d'oliva e aggiungere i funghi tagliati per il lungo. Lasciar rosolare e unirli a fine cottura al fagiano.